Ok, buongiorno a tutti, iniziamo il nostro intervento, il primo intervento dallo stand diretta insieme a Den Gramza del CME, tradotto da me Stefano Margiacchi, e andremo a vedere le quattro caratteristiche che ogni trader deve possedere. Please then, we can begin. Buongiorno everyone, good to be here with you. Is this working? No? Yes, it's it. Okay. Buongiorno. Today what I thought we could do is talk a little bit about futures markets and also look at some live markets right now on the Directa platform. Ben? Yes, uh-huh. That's better. Oh, that is better. Ah, okay. All right, well, buongiorno. I thought we could talk a little bit about futures and then also look at some live markets. And there's a few things I want to mention about futures before we get started. Ok, allora, buongiorno a tutti. Dice, sono molto contento di essere chiaramente a Rimini all'ITForum. Vedremo alcune cose grazie all'aiuto della piattaforma di diretta e in particolare sui future. There's four things I want to mention about futures that we want to keep in mind. Ok, ci sono quattro caratteristiche riguardanti i future che vogliamo tenere presenti. The first idea is about liquidity. Or actually before that, let's talk about 24-hour market. Ok, allora iniziamo a parlare delle 24 ore, il mercato che dura 24 ore, e poi parliamo della liquidità. Some of the advantages of trading a 24-hour market, especially if I am here in Italy, is that I can put trades on before the Italian market opens. Uno dei vantaggi del mercato che non chiude mai, cioè che va avanti 24 ore, è che possiamo mettere dei trade, fare trading prima che il mercato italiano, ad esempio, apra. And I can put trades on after the Italian market closes. E anche dopo la chiusura del mercato italiano, proprio perché i future hanno la caratteristica di tradare, di essere aperti 24 ore. So when I think about a 24-hour market, like the CME group markets, all their markets basically trade 24 hours a day. Esatto, quando penso a un mercato come quello dei CMI, del CMI Future, sono mercati dove i future appunto tradano, sono aperti 24 ore al giorno. So what I do is I break the time up in three time zones. So, esatto, quello che si fa proprio per aiutarci in queste 24 ore di mercato perennemente aperto è dividere la giornata di 24 ore in tre zone, in tre fasi, in tre fasce, quindi in tre time zone, come dice. So here, this would be the European time zone, and then after you comes me, the US time zone, which is where I'm from, and then after that we have Asia. Si inizia la giornata con la sessione europea, che è proprio questa, quella che apre adesso, a seguire la sessione statunitense, quella dei mercati americani, e poi quella asiatica. So when you are going to bed, US could be trading. You get a feel for how does the US market absorb what's happened in the European time zone. Se immaginiamo che la giornata appunto inizi qua in Europa, quando qui andiamo a letto i mercati americani sono ancora operativi e abbiamo un feedback, abbiamo una sensazione di quello che i mercati americani assorbono, riflettono rispetto a quello che è successo la mattina qui da noi. And then in the morning when you and I would wake up, we get to see what Asia is bringing to us. E quando qui ci svegliamo la mattina vediamo subito quello che è accaduto in Asia, perché la sessione asiatica è appena terminata. So this all gives us clues about not how only we want to trade this European time zone, your time zone, but also how we want to initiate trades or manage risk outside of the European time zone. Quindi vediamo bene come fare trading e come operare durante la nostra sessione, quella europea, nei nostri orari, ma abbiamo un feeling, una sensazione e quindi delle idee e strategie di trading anche sulle altre time zone, sulle altre zone. I wish I could do that. Speaker, you speak such a beautiful language. I just wish I could do that. I like listening to it so much. So, here's what this can do for us. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Let's say that you and I initiate a trade
in this time zone using a CME market. Allora, iniziamo a ipotizzare di aver iniziato un trade nell'orario europeo durante la giornata europea, quindi come fosse adesso la mattina. And now we, let's say we buy the market at 50. This is a CME market and we buy it at 50. Ok, ipotizziamo di comprare a 50. Mercato CME, compriamo a 50. The power of the CME markets is that I buy this market at 50. I think if it goes to 40, I don't want this trade. Now, when I put that risk management stop in there, it stays there. It doesn't expire. It now continues to be active all the way around the globe till it comes back to me. Allora, se entriamo a 50 long, compriamo, dice, ipotizziamo che a 40 sia il nostro stop loss. Quello stop loss però non si limita a essere attivo durante la sessione europea, perché proprio grazie alle 24 ore del mercato può continuare anche durante le altre sessioni. So that means for you and me, if we trade a CME market and I now buy this market, when I go to sleep at night and I put my risk management stop at 40, I can sleep because I have a safety net. Certo, il fatto che non chiuda, quindi che tu abbia lo stop in macchina, come detto, a 40, fa sì che anche quando andiamo a letto siamo protetti e possiamo gestire il rischio, laddove col mercato che chiude avremo il problema del mercato chiuso di non poter uscire. So, a quick summary of the idea of a 24-hour market. One, we can initiate trades outside of the European time zone. Allora, rivediamo un attimo i vantaggi di avere il mercato aperto 24 ore come appunto il mercato dei future CME. La prima è che possiamo iniziare e finire i nostri trade anche fuori dalla nostra time zone, cioè dagli orari di mercato aperto del tuo mercato di riferimento, in questo caso l'Europa. So today, if you and I see something setting up that we think will be bearish in the US time zone, I can initiate that trade. You can initiate that trade. Se io vedo una negatività, ad esempio, sul mercato americano, non devo aspettare che apra. Posso iniziare il trade sul future prima dell'apertura del mercato americano, quindi anticipato. So it allows us to identify trades. It also allows us to manage that risk, to give us that safety net, so you and I can go to sleep knowing our risk is being taken care of. Non solo posso iniziare il trade al di fuori degli orari, ma posso anche gestire il rischio, quindi mettere lo stop loss che, come detto, rimane per le 24 ore, quindi anche al di fuori degli orari lavorativi o degli orari di mercato aperto. The other part that I find attractive as a trader about the CME group, their markets, is the liquidity, which means the ease that you and I can get in and out of a trade. L'altro grosso vantaggio, oltre al fatto delle 24 ore con mercati come quello dei future del CME, è la liquidità. La liquidità è molto importante perché ci permette in qualsiasi momento di entrare e di uscire dal mercato. On an annual basis, the CME group trades over 3 billion contracts a year. Allora, su base annua, il CME scambia, trada 3 miliardi di contratti, ripeto, su base annua. Quindi immaginate che numero. So, for you and me, why is that important? It's important because when we buy or sell a CME market, we can get in easily and we can get out very easily. Questo è importante perché in qualsiasi momento noi vogliamo entrare o uscire dal trade, il mercato ce lo permette. Siamo sicuri che questo avvenga. I think another advantage from a trading point of view is what I would call a pure trade. And what I mean by a pure trade is I want exposure to crude oil, I get directly to crude oil. My other choice would be to buy a refining company, and it may or may not track crude oil. So if I want exposure to crude oil, instead of buying the refiner stock, I now can buy it directly with the futures contract. Quindi mettiamo che io voglia un'esposizione rispetto al petrolio. Normalmente se facciamo trading sulle azioni, oltre al problema che il mercato apre e chiude, c'è anche il discorso che l'esposizione è indiretta. Compro Eni, Saipem. Certo, sono influenzate dal petrolio, ma a volte non lo seguono precisamente. Invece qui posso comprare direttamente il sottostante, cioè fare trading sul sottostante che è il petrolio. So the idea of a pure exposure to a market can be very powerful for you and I,
if that's what we think we have with the stock, and it may not necessarily be the case when it comes to that market. Sì, quindi praticamente dice avere, fare trading sull'azione che è relazionata, correlata al mercato del sottostante, come nel caso del petrolio, funziona, ma fino a un certo punto l'esposizione direttamente sul sottostante ha un vantaggio quando noi abbiamo ovviamente un'idea precisa sull'andamento del sottostante. You know, the other thing that I find interesting is this. It's something that the CME group, I by the way, I do not work for the CME group. I am a trader. But what I find interesting for us as traders is the way the CME group constructed their company, the way that they make trades for us. Sì, lui dice come disclaimer, lui non lavora per il CME, però da trader, quale è, gli piace molto la maniera come il CME opera, ovvero come realizza i trade e quindi come mercato, come realizza gli scambi. They created a software program called Globex. And Globex matches the buy and sell orders that come into a market. Sì, lui hanno creato il Globex, che sarebbe la sessione a 24 ore, che è praticamente quel mercato, un software, che combina gli acquisti di vendita, gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita nel corso delle 24 ore. So here's where the powerful part comes into play. For me as a trader, for you as a trader. Allora, vediamo quindi la parte più potente di questa idea, come trader, ripeto, non altro che per noi come trader. If I'm going to buy one contract, you are going to buy 10,000 contracts. I push the button on Director's platform. You push the button on Director's platform. I push the button first. Allora, ipotizziamo di voler comprare 10.000 contratti, siamo sulla piattaforma diretta, schiaccio il bottone, però anche voi volete farlo, quindi nello stesso momento vogliamo comprare questi 10.000 contratti, dice io schiaccio il tasto un pochino prima. So, who gets filled first? Me with one contract? Or you with 10,000? Sì, scusate, l'idea era quella, esatto, lui ne aveva uno e noi 10.000. Quindi dice, lui che ne ha uno schiaccia compra, noi con 10.000 schiacciamo compra un istante dopo, ma chi riceve l'eseguito prima? Here's what they did that I think is very powerful for you and me. The first in, first out is what they say. Sì, quindi loro usano il metodo FIFO, first in, first out, quindi la prima persona che invia l'ordine, a prescindere dalla size, è quella che viene eseguita. Here's what that means. Whoever is first, me pushing the button, I'm first. I get filled first. Then the 10,000 order gets filled. So there is no order preference. It makes it very fair market for you and me. Un mercato molto equo, perché chi manda prima l'ordine a mercato viene eseguito per prima, a prescindere dalla size, cioè non ci sono corsie preferenziali. So when you hear about transparency, when you hear about that type of characteristic, it is true on the CME group. It also means I don't have competing exchanges. The markets that trade there only trade in that one place. Esatto, non ci sono competizioni fra diversi tipi di ordine, fra la dimensione degli operatori. È un mercato equo, tutti sono trattati alla stessa maniera. Il primo che invia l'ordine viene seguito per tutti. You know, I'm curious, how many people trade futures now? Allora, quanti di voi fanno trading sui future in questo momento? Io sicuramente. Just two. I have to tell you. Quindi voi fate azioni prevalentemente? Forex. Forex and stocks. Mainly. Okay. Well, you know, I can at 10 o'clock I'm going to talk a lot more about futures. We'll get into more details about what they are, how they work, and then we'll also look at some live markets. Allora dice alle 10 un altro speech, se volete parleremo ancora di più dei future in maniera più dettagliata. I have a question for you, because I know the CME put on
a future on the cryptos, on the Bitcoin, not starting in December, last December. Yes. Ok, gli ho chiesto se, come sapevo, c'è anche un future su Bitcoin che è partito in dicembre su CME. How's that market, in your opinion? Is it liquid, illiquid? There is people trading? It is being traded. I thought it would be more liquid by now, but it is liquid. What I find interesting about the Bitcoin futures, I'm glad you said this. Sì, dice, allora, è un mercato liquido. Pensavo che fosse un pochino più liquido. È partito, ripeto, a dicembre come contratto. Ma quello che ritengo interessante sul future sul Bitcoin... I have been looking at Bitcoins for the number of years, actually. Stavo iniziando a studiare, a seguire il Bitcoin già da anni. Quindi solo a dicembre è arrivato il future CME. But I am not interested in trading Bitcoin cash. Però dice io non ho interesse a tradare il sottostante, cioè a comprare e vendere il Bitcoin puro. There are a lot of risk. We just saw this past weekend in North Korea. I mean not North Korea, in South Korea. South Korea. Allora avete visto probabilmente che c'è stato un hackeraggio di un exchange sudcoreano e quindi dice tenere il sottostante è comunque molto rischioso. And plus the other thing for you and me is that with cash Bitcoin I can only buy Bitcoin or get out of the market. That's it. Sì, esatto, se abbiamo il sottostante sugli exchange normali, tradizionali del Bitcoin, possiamo solo comprare, quindi andare long, tenere e rivendere la posizione. Here's what I think is powerful about the Bitcoin futures that you brought up. Vediamo che cos'è secondo lui la cosa più interessante del future sul Bitcoin. Now, if I have a problem with the CME group, I can have some resolution to this problem with Bitcoin cash. Lui dice chiaramente se abbiamo un problema col sottostante, cioè col Bitcoin puro, non hai referenti. Con il future tu hai il CME che ti fa anche da servizio clienti, diciamo, o comunque ti aiuta a risolvere il problema. It's a guarantee. Yeah. You have the exchange guaranteeing every trade on the exchange, which is very powerful. Plus you have rules and regulation that the exchange follows. You do not have that in Bitcoin Cash. Sì, diciamo, ci sono tutta una serie di regole, appunto, e di garanzie che il CME ti garantisce, appunto, e che invece sui mercati tradizionali non abbiamo. Plus, I can short, I can sell Bitcoin futures. I can't sell Bitcoin Cash. Sì, dice, in più io posso vendere e comprare, ma soprattutto andare short sul Bitcoin future, invece sul sottostante sul Bitcoin puro non posso andare short. Another reason, so it gives me more trading choices. It also means I can use risk management stops, which I can't use with cash, so I can manage my trade in a different way. Ho anche più possibilità perché posso mettere degli stop loss, cosa che di nuovo se opero sul sottostante, cioè sul Bitcoin puro, non posso avere. Plus, another advantage for us in this regard is, talk about cash. I just had a thought and I just lost it. We were talking about the building the short. Oh, cost. Il costo, perché è vero, le commissioni sul sottostante, cioè se comprate e vendete il Bitcoin puro, le commissioni sono molto alte. If I buy Bitcoin cash, I have to come up with the full amount of the Bitcoin cash, right? Ah sì, anche il discorso del margine, perché la leva sul Bitcoin, se comprate il sottostante, è leva 1. Con il future invece abbiamo anche la leva. If I buy Bitcoin futures, because I'm buying futures, and because it is leveraged, I don't pay the full price, I pay a smaller amount of money to hold that position in that market. Esatto, c'è anche da dire che se appunto usando la leva voglio avere una posizione sul Bitcoin, invece di dover mettere tutta la posizione posso mettere una parte piccola grazie al margine che c'è sui futures. So per use of my money can go further, more capital efficiency if I'm trading Bitcoin futures as opposed to Bitcoin cash. Sì, quindi è ovvio
a questo punto l'uso del mio capitale è molto più efficiente se trado il future che non direttamente sottostante. So from my point of view, if you and I would want to have Bitcoin exposure, to me a protected environment to do that in with efficient use of our money, I would be interested in Bitcoin futures on the CME. Esatto, quindi se devo scegliere come fare trading sul Bitcoin, sicuramente utilizzo il future sul CME. Did you have another question? That was a good question. Okay. Sì, no, è stata una buona domanda perché gli ho detto che è una cosa che a me interessa, che noi stiamo seguendo. Tra l'altro su Directa ci sono i CFD sui Bitcoin tramite il mercato LMAX e anche su Ethereum. Directa has at the moment the CFD on Bitcoin and Ethereum through the LMAX exchange, and the future is not available because in Italy there is a regulatory problem, and at the moment it's just they are holding back, but it's not Directa's fault. Got it. Okay, there is a record. The clearance bank has a problem, and we are waiting for the... Just a matter okay, of go. Matter sì. Of time. Bitcoin sul future non è ancora disponibile su Directa. Era stato, forse lo ricordate, annunciato in dicembre. Poi c'è stato un piccolo problema a livello di regolazione che non dipende da Directa, ma quando questo problema sarà risolto, sarà disponibile sicuramente anche con Directa. Thank you. Ah, ok, no, we can go on. Okay. Voi avete... hai una domanda? Look at the market. Why don't we look at one of the markets? Sì, allora, dice, volevi vedere il mercato. Ok, diamo un'occhiata allora ai mercati. Quelli che vedete qui sono Nasdaq, scadenza giugno, S&P 500, sempre scadenza giugno, e l'euro-dollaro. Proviamo a vedere, i grafici sono giornalieri. Which one shall we start with? In quale volete iniziare? Euro? Euro dollar, ok. So can we blow allora iniziamo con S&P 500. Ok, S&P 500. No, sorry. Ok, sorry. Allora euro dollar, che ha avuto una spinta, lo vediamo. Questo è il grafico a 5 minuti, è pure on the daily. Ok. And then could we also blow it up, make it bigger? Yeah, yeah, the problem is that this the... I use the M8, sorry. Okay, here we go, and this is daily, and we... Okay, I will put it in a full screen. Okay, here. And then could we spread it out? Sì. Okay, allarghiamolo un attimo. E lo andiamo... No, no, questo. Okay. Ok, here. Could you do more so they can see? Sì, sì, sì. Lo vedete? Sì, perfetto, ok. Can we spread or make bigger? Ah, ok, you want it bigger? We can do it like this. You just want to zoom here, yeah, not yeah. This part. Ok. Ok, good. Well, what we can see here in the euro, if we think about fundamentals for the euro, what's been interesting is how it has reacted. If I think about right back here, if we think about the 27th, 28th, 29th of May here in Italy, when the political situation was changing, people were very nervous. Italy is a very important part of the Eurozone. It's critical. Allora, vi ricordate prima che ci fosse il governo qua in Italia, a fine maggio, c'era molto nervosismo e molto preoccupazione per la situazione italiana e questo si è riflesso sull'euro-dollaro che vede l'Italia come una pedina assolutamente importante e fondamentale dell'eurozona. If we think about the eurozone and we look at Germany, France, Spain, Italy, that's 77% of the eurozone GDP. Pensate che l'Italia insieme a Spagna, Germania e Francia fa il 77% del PIL di tutta l'eurozona, quindi è sicuramente un ruolo da protagonista. Italy is 15.4% of the GDP for the eurozone. L'Italia da sola fa il 15.4% del PIL di tutta l'eurozona. So, when the political climate changed here and the statement was made that the new government has no plans on leaving the eurozone, we saw how the market reacted. Infatti vi ricordate da quando è stato fatto il governo, hanno dichiarato che non hanno intenzione giustamente di lasciare l'euro, da lì c'è stata
una salita costante, perché il mercato ha reagito positivamente a questa notizia. What I do find interesting is this. Let's talk about yesterday. Yesterday, the Federal Reserve in the United States. Ieri c'è stata la Fed, dice, vediamo cosa è successo. Increased interest rates 25 basis points. Allora, ieri un quarto di punto percentuale aumento dei tassi da parte della Fed. Typically, when the interest rate increases in a country, the currency of that country becomes stronger. Tipicamente quando i tassi di interesse aumentano per un paese, la valuta di quel paese diventa più forte. But in this case, if you can see, yesterday we have a green candle. This is euro dollar. Esatto, però ieri, malgrado la notizia della Fed, si è rafforzato l'euro. So yesterday the euro got stronger and the US dollar got weaker. Esatto, è proprio avvenuto un po' il contrario. Tassi americani che si alzano, non si è rafforzato il dollaro, si è rafforzato l'euro. So now let's talk about today. Vediamo cosa sta succedendo oggi, sono barre daily, ripeto. I can spread it a little more here. Okay. Good. In today's action, what we know, overnight in Asia, the euro held its own. It did not come down. It held the levels that it reached in the previous day. And it breaks out, or it broke out, yeah. And so now, in your time zone, we see the euro getting a little stronger. Mm. Allora dice, cos'è successo nella sessione asiatica, quella che c'è stata fino alla nostra apertura dei mercati europei? L'euro si è ulteriormente rafforzato, ha raggiunto i massimi del giorno precedente e proprio in questo momento sembra abbia intenzione di superarli. So from my point of view, I am looking for that strength to continue. I think we have to be very cautious on the long side for the euro. Certo, dobbiamo stare attenti a tradare long l'euro, però questa è un pochino l'idea che io ho in testa. And I also think just one more thing for the euro. Vediamo un'altra cosa per quanto riguarda l'euro. The level that you and I should watch, I believe, in the euro is at 1.1850. Allora, siamo il livello che io voglio monitorare è quello di 1.1850, che corrisponderebbe a questa zona di massimi. Because the last four times that we were near 1850, the market sold off. Cos'è successo le ultime volte? Lo vediamo da queste candele. Quando siamo arrivati a 1.1850 il mercato è sceso. Quindi quello è secondo lui il livello da monitorare. If we trade above 1850, it is important that day that we close around 1880. Allora, se facciamo un breakout, quindi superiamo gli 1.1850, quel giorno in cui c'è il breakout è importante arrivare almeno a 1.1880 come chiusura dell'euro dollaro nel giorno in cui eventualmente si superasse gli 1.1850. Why 1880? Because the size of the moon, if we come up and trade 1850 and we do not go through, or we trade 1860 and then we come down, it's yes. But also because we sold here before, those sellers have to buy back if we trade above it. And if they buy back, they add buying order flow. Allora lui dice, se c'è una rottura di 1.1850, arriva però solo a 1.1860, è un pochino debole. Il fatto che arrivi a 1.1880 fa vedere che quelli che hanno gli stop loss, perché avevano shortato, avevano venduto, lo sappiamo, su quel livello stanno coprendosi. Quindi comprando da lì in poi aggiungono forza al mercato. It's a very interesting market. Un mercato molto interessante. Adesso noi abbiamo finito. We finished our speech. You got another one at 10. I have another presentation at 10. And then I will be at the CME group booth if you'd like to talk about other markets. Allora, Dan dice, se volete proseguire con lui alle 10 ha un'altra presentazione, se no andate per tutto il giorno allo stand del CME, potete parlare direttamente con lui e chiedergli qualsiasi cosa, quindi massima disponibilità, lo trovate allo stand del CME. Dan, thank you very much, it's been a real pleasure. My
My pleasure, yeah. My friend. Because I wrote on my Facebook page that I was translating you. It's not the first time. But I remember that over 13 years ago, when I started, I was watching your very first videos on the candlestick on the CME. Very low resolution, yeah. Because it was 13 years ago. Then a me personalmente l'ho ringraziato, ha insegnato molto, specialmente sulle candlestick. Because what I learned from you is the use of the candlestick. And those videos were really precious. I don't know if they're still on the internet. I'm going to watch them. I'm going to look for them. I'm not sure, but my presentation, I am going to talk about those ideas. Okay, allora dice, guarda, non so se quei video là di 13 anni fa ci sono ancora, però la presentazione che faccio adesso alle 10 è proprio su questi concetti. So again, it's a real pleasure and thank you again for what you taught me. It's good to be with you. Yeah, thank you. Ciao, grazie. Dan. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.